Cominciano le partenze per le tanto agognate ferie, un sogno che diventa realtà nella speranza di trovare un tempo clemente, un po' di refrigerio lontano dalle grandi città. Ma si sa che per raggiungere l'ideo zone montane è necessario attraversare le grandi arterie autostradali, spesso con non pochi disagi. Da oggi infatti sulle strade scatta il bollino rosso. In Toscana si sono registrate code tra Firenze Impruneta e Ronco Bilaccio. Il disagio più grande però lo ha portato il maltempo. Piccole trombe d'aria si sono abbattute tra le province di Massa Carrara e Lucca. Lungo la costa sono stati decine gli interventi dei vigili del fuoco per piante e rami caduti o per cartelli divelti dal forte vento. Registrati anche danni alle attrezzature di alcuni stabilimenti balneari ancora aperti, come a Lido di Camaiore, dove ci sono state delle tende strappate e degli ombrelloni finiti in mare. A Viareggio un fulmine caduto su un contatore elettrico di un negozio ha anche provocato un principio d'incendio. Da verificare se il maltempo potrà creare problemi per il Festival Pucciniano. Disagi e allagamenti a Livorno, dove la protezione civile ha chiuso alcune strade nella zona nord della città e tutti i sottopassaggi. Una tromba d'aria a Marina di Pisa ha sradicato qualche ramo dagli alberi. Allagamenti a Pisa, soprattutto nella zona dell'aeroporto e verso il litorale, causati da un violento temporale che si è abbattuto sulla città. La situazione sta lentamente tornando alla normalità, anche se permangono i ristagni d'acqua in alcune strade cittadine, rallentando il traffico e creando qualche disagio alle abitazioni situate ai piani terra. Molti turisti che si sono dati alla fuga per ripararsi dalla pioggia anche nell'area monumentale di Piazza dei Miracoli. La protezione civile comunale si è recata nei punti più critici della città per pompare l'acqua dai sottopassi e assicurare una viabilità ordinata. In circa 2 ore sono caduti 73 mm di pioggia sul litorale e 54 nel centro cittadino. Una situazione climatica instabile generata dall'ondata di caldo dei giorni scorsi che, scontrandosi con correnti di aria fredda, sta già portando ad una diminuzione dell'afa. Si consiglia comunque prudenza, anche per domani sono previste piogge in particolare sulle zone interne della Maremma.